Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Gigi Proietti è morto, addio al grande attore romano. 80 anni e una carriera incredibile, un fuoriclasse assoluto, giochi di parole, assonanze accompagnate da performance fisiche in continua fibrillazione, consegnano alla storia un artista poliedrico con figura e prolungamento appunto di Ettore Petrolini o sosia paradossalmente comico di Carmelo Bene. Insomma, a miei occhi Gigi se ne va uno dei più grandi commedianti italiani. In un grigio autunno zeppo di Covid, Gigi Proietti dal tuffello è morto per le complicazioni dovute ad una crisi cardiaca nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Scamiciato in bianco e sudato, con quegli occhi roteanti e furbeschi, corpo gommoso, rutilante, nodoso, ha fatto divertire l'Italia degli anni 70-80, consegnandoci personaggi, gag, imitazioni, barzellette memorabili. Già, perché Gigi Proietti, di padre e madre umbri giunti a Roma poco prima della guerra, lì Gigi è nato proprio davanti al Colosseo. È stato uno di quei rari attori che ha saputo coniugare il basso e l'alto della comicità italiana senza mai cedere da un lato nel volgare e dall'altro nel trombonismo. Nuovo DPCM, le ipotesi, coprifuoco alle 18 e ulteriori chiusure, no delle regioni ai lockdown locali, Fontana non vuole chiudere Milano, finisce con un aggiornamento nella giornata di lunedì e con la firma del provvedimento martedì, la riunione per discutere le nuove misure che il governo dovrà adottare per cercare di arginare l'aumento dei contagi. Governatori in ordine sparso, i sindaci ricordano che le misure siano previste già dai protocolli. Sul piatto lo stop alla mobilità interregionale. Da Piemonte e Liguria proposta per gli anziani e la Lombardia, che dovrebbe chiudere Milano, Monza, Brianza e Varese, dice no alle zone rosse mirate. Coronavirus, a ieri erano 29.907 nuovi casi e 208 i morti, altri 936 posti letti occupati in ospedale e 96 pazienti in più in terapia intensiva. I tamponi processati sono stati 183.457, di cui 117.478 diagnostici, il 25,46% di tasso di positività. Le regioni con il maggiore incremento sono Lombardia 8.607, Campania 3.860 e Toscana 2.379. Per la prima volta nessuna area del paese è al di sotto dei 100 casi e in 6 si registra il picco di nuovi casi in 24 ore. L'emergenza si sta aggravando, serve un nuovo lockdown, in gioco tenuta del sistema sanitario, questo è l'allarme dei medici di Torino. Guido Giustetto, dall'Ordine dei Medici del capoluogo piemontese, chiede una nuova stretta. Dice: siamo pienamente consapevoli delle conseguenze economiche, sociali e psicologiche che può provocare. Gli ospedali piemontesi potranno reggere ancora per pochi giorni, poi inizieranno a mancare posti letto a disposizione e personale sanitario sufficiente. Scuola verso lo stop per le superiori, per primarie e secondarie decisioni in base all'andamento locale dei contagi, sono le indiscrezioni trapelate dai vertici a Palazzo Chigi. La decisione finale non è ancora stata presa, restano possibili novità dell'ultima ora. Possibile anche lo stop riguardi anche le terze medie. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e Italia Viva spingono per tenere aperte le aule. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in Campania, quasi 4.000 casi nelle ultime 24 ore, 3 nuovi decessi. L'unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso i dati relativa all'emergenza delle ultime 24 ore, cioè ieri. I positivi del giorno in Campania sono 3.860, di questi 3.686 asintomatici e 174 sintomatici. Emergono dall'analisi di 21.785 tamponi totale. Dall'inizio della pandemia il totale positivo è 59.600, emersi appunto su di un totale di 980.619 tamponi.
Polizia chiude un bar gestito da immigrati, scatta la violenta reazione. Le forze dell'ordine hanno chiuso al traffico per oltre un'ora a Corso Garibaldi per un intervento all'interno del Borgo Sant'Antonio in via Michele Morelli. Dopo le 18 la polizia era intervenuta per far chiudere un bar gestito da immigrati di origini africane. La reazione è stata violenta e gli agenti pare siano stati aggrediti anche con armi da taglio. Da confermare la notizia che un agente sia rimasto ferito. Per sedare i tafferugli si è reso necessario l'intervento di due blindati e di diverse pattuglie della polizia. Lockdown De Luca dice chiudere singoli territori non ha senso. La logica dei singoli territori non ha senso perché l'epidemia è diffusa e le differenze dei territori hanno un ritardo di 3 giorni, serve muoversi in maniera unitaria. Lo avrebbe chiesto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'incontro che c'è stato ieri con il governo. L'incontro precede appunto il discorso di Conte alle Camere in programma per oggi, ma sembra che sia stato spostato a domani per il varo del nuovo DPCM. Lungomare di Napoli folla nonostante l'emergenza sanitaria, fa notizia appunto la presenza sul lungomare di molte persone, nonostante la situazione dei contagi da Covid-19 si stia aggravando giorno dopo giorno. In genere però tutti rispettano le normative anti-coronavirus indossando la mascherina in una situazione in cui il distanziamento non è comunque sempre possibile. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 403 nuovi contagi e un decesso in Friuli Venezia Giulia. Scende il numero dei nuovi positivi ma a fronte di un numero minore di tamponi. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 403 nuovi contagi a fronte di 3.740 tamponi eseguiti e un decesso da Covid-19. Si tratta di un uomo di 90 anni di Pasian di Prato, morto in ospedale a Udine. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Covid, il comune di Gonars riattiva i numeri di emergenza, servizi a disposizione delle persone in quarantena e in difficoltà, Covid appunto, e il comune di Gonars riattiva i numeri di emergenza. Vista la generalizzata recrudescenza dei contagi, il comune di Gonars ha riattivato i servizi telefonici di emergenza in considerazione all'aumento dei casi, informa il sindaco Ivan Diego Boema. Ripristiniamo il servizio di supporto alle persone contagiate dal virus, sia positivo oppure in quarantena, e ai cittadini in difficoltà. Invitiamo la comunità all'uso dei dispositivi di protezione individuale a mantenere un comportamento responsabile, atto a tutelare se stessi e gli altri. Per eventuali necessità siamo a disposizione della cittadinanza in qualsiasi momento e i numeri li recapito personali. E poi questo ha detto il sindaco. Coronavirus, il punto di Staranzano. Il sindaco Marchesano informa sui casi attualmente positivi, contagiata anche un insegnante della materna. Il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesano, fa il punto sulla situazione dei contagi dal Covid-19 sul territorio comunale. Ha detto che in questa settimana è sotto agli occhi di tutti il preoccupante aumento del numero dei casi che si registra ovunque. Appunto lo si legge nel suo post sul profilo Facebook dell'amministrazione. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.